Oscilla tra le 12 e le 15 tonnellate totali, il quantitativo di giochi pirotecnici insicuri e illegali sequestrati nei giorni scorsi nel corso di due operazioni condotte dal nucleo artificieri, dalla squadra volante e dall'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catanzaro e che sono state illustrate questa mattina nel corso di una conferenza stampa. La prima operazione ha avuto come scenario Zagarise. È qui che esisteva un deposito abusivo di materiale esplosivo per il quale sono state denunciate due persone con l'accusa di concorso, detenzione e fabbricazione abusiva di materiale esplodente, omessa denuncia di materie esplodenti e omessa denuncia di furto di materiali esplosivi. La seconda operazione è stata portata a termine nel comune di Maggisano, dove, in una fabbrica dismessa di fuochi d'artificio, già teatro di due scoppi mortali, il proprietario continuava la sua attività senza licenze. Quest'ultimo è stato addirittura colto in flagranza di reato mentre accendeva dei fuochi nei pressi di una strada pubblica. Queste ingenti quantità di esplosivo sono state rinvenute e sequestrate dagli artificieri della Polizia di Stato. È esplosivo utilizzato per spettacoli pirotecnici, prevalentemente per spettacoli pirotecnici, ma sappiamo benissimo che l'esplosivo può essere usato per tante altre finalità. Ahimè anche di tipo illecito. Non a caso il settore della produzione e della detenzione del materiale pirotecnico è sottoposto a norme molto pressanti, a norme molto rigorose proprio per la pericolosità del materiale che viene trattato. E per questo motivo il Dipartimento della PS e il Questore di Catanzaro hanno dato impulso a che i nostri artificieri facessero controlli pressanti su questo tipo di attività.